E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. L'argomento di oggi è: giocare ai videogiochi è veramente da bambini? O solo per bambini? Quante volte le vostre madri vi hanno detto: ma ancora videogiochi, giochi, O i vostri amici per esempio: ma ho 25 anni. Se c'è qualcuno che sta guardando questo video, spero di sì, che c'ha sopra 20, 25, 30 anni, capirà sicuramente, magari quella ragazza che ti dice: ma sei grande e grosso, basta con i videogiochi, E rompono tutti i coglioni in questo modo, dicendovi che non potete perché questo. Perché l'epoca è passata, perché vi fa perdere tempo. Bene, oggi voglio rendervi partecipi della mia praticamente riflessione che ho fatto un po' in questi giorni a casa quando c'avevo un attimo di tempo libero. Mi è venuta in mente questa cosa, mi è partita proprio la scintilla quando stavo al Games Week guardando appunto i giocatori eccetera, e mi è partito questo pensiero. Avete tutti presente ovviamente gli esports, no? La catena, la scena competitiva mondiale che rappresenta praticamente tutto l'insieme di giocatori professionisti di ogni gioco, perché ovviamente ci sono giocatori professionisti di quasi tutti i giochi, però ce ne sono veramente molti. Basti pensare a tutti i pro player di COD, di Overwatch, di Fortnite, che sono un miliardo, tutti i pro player. Tutte queste persone vengono pagate perché hanno dei contratti come dei veri calciatori, pallavolisti, giocatori che giocano a basket. E ditemi se una cosa del genere può essere classificata come da bambini. Per carità, non siamo tutti pro player, ovviamente. Perché se fosse così semplice, come dicono gli altri, saremmo tutti mostri, tutti pro player saremmo. E invece, ovviamente, è uno su 10.000. Perché non siamo tutti pro player? Beh, ci sono una lista di informazioni, capacità che ovviamente possono mancare in moltissime persone, che invece ci possono essere in pochissime, come per esempio il tempo. Moltissime persone non hanno tempo da investire. Se non hai tempo da investire, non puoi allenarti. Io mi alleno, non nei videogiochi, mi alleno in palestra. Però per raggiungere i risultati che ho raggiunto adesso, mi sono dovuto allenare 4-5 volte a settimana per quasi 3 anni. Ovviamente se tu vuoi essere un mostro su Overwatch, devi necessariamente allenarti molto di più di 2-3 ore al giorno, perché 2-3 ore al giorno ci gioco io a momenti, e sono una pippa, io sono una pippa perché so io. Magari un'altra persona con 2-3 ore al giorno ti raggiunge dei livelli alti, però non diventa un mostro, raggiunge dei livelli alti. Per diventare un mostro devi allenarti tanto, devi informarti, devi parlare con altri giocatori forti, devi prendere spunto. Ci sono una serie di informazioni che sono fondamentali, quindi per tutti i ragazzi che vogliono diventare forti, diventare pro player in Italia. Adesso io sono l'ultima persona che può parlare di esports, però anche sentendo Power, che sono sicuro che moltissimi di voi lo conoscono, nei suoi streaming dice che in Italia sta indietrissimo, e io sono sicuro infatti che sia così, perché lui nella scena del pro gaming eccetera, gli esports, ci sta da un sacco di tempo. Però vabbè, non sviamo al discorso principale. Per farvi un esempio di confronto, i videogiochi sono stati messi sullo stesso piano degli come si chiamano? Sport di secondo grado, una roba del genere. Come per esempio gli scacchi. Gli scacchi sono uno sport più riconosciuto, tra virgolette, più normale. Non si sa perché, perché spostare delle pedine in base a dei movimenti difficilissimi, magari, quindi ci sono i pro player di scacchi, cazzo, che fanno tornei eccetera, vincono soldi perché ci sono sponsor che ci investono. Scacchi non è uno sport fisico, eppure ci generano parecchi soldi. È uno sport molto vecchio, quindi è normale che venga un po' più metabolizzato. Però il confronto è lo stesso: qui muoviamo mouse e tastiera e là si muovono delle pedine, è la stessa cosa. Anzi, vi dirò che mouse e tastiera in certi giochi è anche più complicato. Ma lasciando stare la sfera professionistica, la scena stipendiata, penso che la stragrande maggioranza delle persone che giocano per esempio a World of Warcraft, che è un gioco abbastanza tranquillo, tranne quando fai arena e spacchi il mouse per terra, vai, quello è un altro discorso, giocano per hobby, giocano per passare tempo, giocano per divertirsi, che dovrebbe essere in realtà il fine primo del videogioco stesso, perché il videogioco è nato per divertirsi, come, non so, sono le costruzioni o i Lego. World of Warcraft è la versione moderna delle costruzioni dei Lego. Quindi perché i videogiochi devono essere inferiori rispetto a un qualsiasi hobby di qualsiasi tipo, che sia, non lo so, andare a pesca o andare a caccia per chi lo fa, tranne i principi morali che ci sono dietro questa attività, vabbè, era per fare un esempio ovviamente. Perché il giocare
a calcetto con gli amici la domenica, tolto il guadagno ovviamente fisico eccetera, io sono il primo a dire fate sport, fate movimento, perché io studio scienze motorie, quindi figuratevi, però appunto perché a livello diciamo sociale, se io sto su Discord con gli amici miei e gioco la domenica per 3 ore e mi diverto, dovrei uscire per forza e andare a fare, non lo so, una passeggiata, cioè ci sta, ok? Assolutamente, non bisogna rinchiudersi dentro casa tipo con le cuffie, ok? Mare d'inverno sì. Però non deve essere inferiore, è semplicemente una cosa diversa. Diversa. Allora, io nella mia vita ci ho parlato con una persona che davanti ai videogiochi vi assicuro che c'è stato tanto. Cioè, veramente tanto. Io un'estate, o due di fila addirittura, non mi ricordo, facevo gara con un amico mio a chi loggava prima la mattina. E ci stavo dalle 7, e vi giuro, alzavo alle 6:30 per loggare su Warcraft. Dalle 7... già stavo fino all'ora di pranzo, l'ora di pranzo pranzavo, pomeriggio, cena e poi fino a mezzanotte. Ci stavo quindi 15-16 ore per molti molti giorni, ma tipo probabilmente porto questi per quello, sicuro. Però sono sempre riuscito a equilibrare tutto, quindi uscire con gli amici, quindi la scuola più o meno, perché prima per esempio le superiori medie non è che andavo proprio pazzo per lo studio, Però... ho sempre tirato un po' avanti, magari mi hanno aiutato un po' i genitori, eccetera. Però ho sempre tirato avanti, insomma, dai. Dopo vai con l'università, più tempo libero, vabbè, uno cresce, riesce a fare determinati calcoli, quindi questo è giusto, qui non posso... oggi non posso nerdare perché devo studiare. Stesso motivo per la quale non posso dedicare video, magari in un determinato periodo, perché ho l'esami. Purtroppo le priorità cambiano. Devo necessariamente dedicare tempo a un'altra cosa. Però, per esempio, questo periodo, che non ho gli esami, sto più tranquillo, posso fare questi video, posso giocare a Monster Hunter con gli amici quando ci voglia. Quindi io sono sempre stato dell'opinione che nerdare sì, anche tanto, però non solo. Perché chi nerda solo rimane incentrato in uno stampo fisso e non riesce a uscire da quegli argini. E infatti tante persone a me dicono che non rappresento per niente lo stereotipo del nerd, perché vado in palestra, perché... sto fuori, conosco un sacco di gente, però gioco tanto, adesso meno, però prima giocavo tanto, quindi le persone mi dicono ma tu non puoi essere nerd, non è possibile, no? E invece sì, rispondo, e invece sì, infatti sono molto contento che nella mia vita io sono riuscito sempre a equilibrare tutto, quindi è il consiglio che vi do a voi, fate di tutto un po' come il mangiò, dovete mangiare di tutto un po'. E qua, nella vita, secondo me, sotto questo punto di vista, adesso niente lezioni di vita, dovete equilibrare tutto. Quindi un po' nerd, ogni tanto anche tanto, sti cazzi. Quindi, quando faccio questi video, mano mi parte proprio la parlantina, infatti mi piace un sacco fare questi vlog e ne farò un sacco. Ho preso lo schizzo che magari farò un vlog con determinati argomenti e ne parlerò, perché mi piace molto parlare così, easy. E comunque vedo che piace anche a voi, perché facciamo 1000 visualizzazioni sui vlog e non le spammo da nessuna parte, quindi thanks. Quindi, in conclusione del discorso, ognuno ha i suoi hobby, ognuno fa quello che vuole, però dire che i videogiochi sono per bambini è una stronzata gigantesca, perché ci sono videogiochi complicatissimi. Quindi a chi dice che i videogiochi sono bambini, quindi a chi dice che i videogiochi sono da bambini, rispondetegli che chi si fa i cazzi suoi campa 100 anni e vi andate via e tornate al vostro computer. Grazie, quindi io per questo video vi saluto, grazie mille per l'attenzione. Fatemi sapere nei commenti se avete qualche argomento che vi sta a cuore, che magari volete che ne parlo, volete sapere che ne penso, perché a me fa piacerissimo. Tutti quelli che volete, sparate. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre, ciao a tutti ragazzi.